Un grande risultato, magari al di sopra delle attese di Grillo, che cosa potrebbe significare per il futuro governo? Io capisco perfettamente la protesta, bisogna capire il giorno dopo la protesta che cosa succederà. Il paese rischia di sprofondare e di tornare a un anno fa, i sacrifici rischiano di essere inutili e la gente rischia di avere da questo voto di protesta una pessima conseguenza, cioè un autentico atto di autolesionismo. C'è una politica seria che ha cercato di fare il proprio dovere, che non ha fatto promesse in campagna elettorale, che ha parlato il linguaggio della verità e della responsabilità. Noi rappresentiamo questa politica. Se la gente ritiene di dover credere alle promesse, c'è addirittura chi ha detto che a 7 anni mungeva le vacche per mantenere la famiglia. Che vi devo dire? Io a 7 anni non mi ricordo cosa facevo, ma certo non mungevo le vacche, cioè voglio dire, ma qui siamo veramente alla follia, alla presa in giro. Abbiamo la situazione, abbiamo centinaia di migliaia di persone più fragili, più deboli, anziani, che si riversano all'ufficio postale per prendere l'IMU che hanno versato. Ma vi rendete conto? Questa non è una cosa seria, è una cosa tristissima, perché si specula sui bisogni della gente. Allora, la politica, diamogli un calcio? Sì, lo capisco. Dopodiché il risultato qual è? È che il calcio rischiamo di darlo noi stessi. C'è una politica che ha cercato di fare le cose seriamente. Gli italiani hanno fatto sacrifici, sono stati straordinari. Oggi buttiamo tutto nel cestino, i sacrifici, i lavori fatti per tornare a un anno fa con lo spread che schizzerà a 1000 il giorno dopo le elezioni. Questo deve essere chiaro, è la prospettiva italiana, ci sarà un voto per l'ingovernabilità. Monti ha detto... Non è che ci spaventa Piazza San Giovanni, mi sembra che i dati e gli elementi che abbiamo sono tutti molto chiari. Comunque chi ama la politica non si spaventa mai, combatte. Mi auguro che ci sia un ampio accordo, una convergenza possibile, ma si vedrà al momento giusto, non è oggi. Una domanda, Bersani ha detto impossibile un governissimo dopo le elezioni, lei esclude questa possibilità nel caso in cui non ci sia una maggioranza definita? Vedremo il giorno della chiusura delle urne. Mi sembra che oggi chi ha certezze per il futuro, chi le ha così senza dubbi, consiglierei un po' di prudenza, perché rischiamo di avere una situazione drammatica che si apre se il voto sarà un voto che privilegerà le proteste. Com'è andata a finire quella storia? La storia non è mai finita. Magari hanno acquistato, hanno fatto tutti i sacrifici che dovevano fare, ne rimane un 5%, che cosa sono? Io spero che nei prossimi... ...autonomo, che in tanti casi può essere a tempo, o accusazione collettiva. Il termine, pochi di lavoratori e di lavoratrici, che oramai, ripeto, sono dei servizi a tempo, sono dei servizi di valore, di impegni, essendo donne, essendo madri, essendo figlie, essendo nonne, e quindi che può...